Eccoci in diretta dallo studio 2 di Via Trovata con Maurizio Martina, vice direttore generale della FAO. Intanto complimenti per il lavoro che state facendo in Ucraina, che ho avuto il modo di vedere di persona, e se si è riusciti a fare questo accordo, primo accordo sull'Ucraina, è anche merito vostro, è merito delle Nazioni Unite, è merito di Guterres che ci ha messo la faccia, è un po', è anche molto, voglio dire, della Turchia di Erdogan che ha fatto da mediatrice. Allora facciamo insieme un po' il punto della situazione sull'applicazione di questo accordo, perché ormai è passato un mese. Quante navi sono partite, quante milioni di tonnellate di cereali gli ucraini sono riusciti a esportare verso i paesi che ne hanno bisogno? Ma intanto è bene ricordare che questo accordo viene siglato il 22 luglio scorso, con tutta la complessità di costruire una mediazione di questo tipo dentro una situazione drammatica come quella che avete ben descritto. Ad oggi sono state movimentate 1.200.000 tonnellate di cereali dai tre porti coinvolti da questo accordo, circa 114 navi. Tre, ad esempio, sono partite proprio oggi, Sì. Senta, destinazione Egitto, Romania e Libano. a questo ritmo però ci vorranno 2 anni per svuotare i 20 milioni di tonnellate di cereali, no? Cos'è che Sicuramente. sta, diciamo, che non accelera l'uscita Ma è della chiaro guerra? che la situazione che avete ben descritto in questi servizi rende plasticamente l'idea della difficoltà di movimentare produzioni come queste in una condizione estremamente delicata come quella del conflitto, non c'è alcun dubbio. Cioè, quindi, per esempio, quel mare che ho visto io di Odessa, quel Mar Nero, non è ancora così sicuro. Insomma, No, è perché sicuro, ma diciamo. l'accordo stesso prevede una serie di clausole anche di verifica, di controllo complesse. Non è automatico che Non una è nave l'apertura, parta da lì, diciamo, come assolutamente era no. una Una volta. serie Un'altra di cosa. reciproche garanzie, come sapete, quindi è oggettivamente molto complesso. Senta, un'altra cosa che stupisce sono i porti di destinazione, perché poi in realtà molte di queste navi arrivano in paesi ricchi, poche arrivano nei paesi che hanno bisogno del grano. Per esempio nel Libano doveva partire una, poi non è arrivata, e sono solo 3 le navi che stanno andando verso il continente africano, una peraltro l'avete dovuta noleggiare voi delle Nazioni Unite, che è la Brave Commander. Per fortuna adesso c'è un aumento anche delle navi che vengono destinate ai paesi più delicati che avete ben descritto nei servizi. È chiaro che molto dipende anche dai contratti. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di navi commerciali, di contratti che sono stati stipulati prima della guerra e che non sono stati eseguiti e quindi molto certamente dipende da questo. Alcune delle prime destinazioni non sono le destinazioni finali, è del tutto evidente. Sì, che poi ci saranno delle triangolazioni, però diciamo non si è colta l'occasione per scatenare quella solidarietà internazionale, dare il grano e il pane a chi ne ha immediatamente bisogno. Il punto è che siamo dentro una tempesta perfetta e secondo me avete ben descritto anche il combinato disposto che purtroppo stiamo vivendo tra crisi energetica, conflitto, in particolare che coinvolge due grandi paesi agricoli come Russia e Ucraina, e cambiamento climatico. L'impatto del cambiamento climatico che stiamo vivendo sulle produzioni ovunque nel pianeta determina uno scenario molto complicato su scala planetaria. È il combinato di questi fattori che rende Che è questo esplosivo momento veramente. molto, molto Lei mi stava delicato. dicendo prima, quando ci siamo incontrati, che ci sono altre facilities il cui prezzo è aumentato, che stanno Certo. veramente mettendo in crisi la produzione di cibo, e vuole lanciare un allarme riso di cui non si parla mai. Si parla poco del fatto che noi dovremo capire seriamente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, cosa succede ad esempio a un'altra grande produzione chiave per l'alimentazione globale, che è quella del riso. Il fatto che la crisi energetica abbia portato a un aumento vertiginoso dei costi del gas. L'impatto di questo aumento di prezzo dei gas sui fertilizzanti, decisivi in particolare nei territori più fragili, anche quelli più complicati dal punto di vista agricolo, determina una dinamica molto delicata. Oggi la nostra principale preoccupazione è proprio quella di contenere l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti per evitare l'impatto sulle produttività, ma
anche di produzioni essenziali come il riso. Potrebbe mancare il riso, potrebbe essere... Speriamo di no, ricordiamoci sempre che ad esempio il grande continente africano, la prima grande produzione commercializzata e importata è proprio il riso. Il riso è un bene agricolo alimentare basico per tutto il mondo, e quello che succederà su una cultura come questa sarà determinante per capire il tipo di crisi che avremo davanti. Senta Martina, lei ha scritto sul settimanale Espresso a giugno del 2021, prima che scoppiasse la guerra, che in una economia di mercato che a parole tutti vogliamo sociale, non può esserci una montagna virtuale di scommesse sul prezzo del cibo slegate dal bisogno. E poi ancora un'altra frase che mi ha colpito: il prezzo generato da un algoritmo su cibo che magari non esiste e mai esisterà rischia di provocare la fame reale di milioni di persone. E ha detto che è venuto il momento di imporre delle restrizioni sull'operatività dei mercati dei futures, cioè dei contratti speculativi sulle materie prime alimentari. In particolare, che cosa bisognerebbe fare e dove deve intervenire la politica? Bisognerebbe riportare questi strumenti che anni fa sono stati concepiti come strumenti di gestione del rischio su una materia delicatissima come questa dei beni agricoli, decisivi per la vita di milioni di persone, alle loro funzioni originarie, cioè avere strumenti di gestione dei rischi. Invece siamo esattamente a uno scenario completamente diverso, l'avete ben raccontato. È un'economia virtuale che gioca sull'economia reale, gioca sui prezzi attesi dell'economia reale senza mai vedere un chicco di grano di quelle produzioni. E la deregolamentazione di questi strumenti, in particolare in questi ultimi anni, ha provocato queste rotture. Allora è necessario, dal mio punto di vista, ricostruire regole fondamentali per legare anche questi strumenti finanziari, che nella loro essenza originaria avevano un fine da supportare. Beh, dovevano servire per stabilizzare il prezzo. Esattamente. E invece adesso servono l'opposto, diciamo. Assolutamente sì. Gareggiano perché il prezzo sia più alto. Sostanzialmente sì, e soprattutto sono protagonisti soggetti che non hanno nulla a che vedere con quei campi. Sì. Sono i grandi protagonisti della finanza globale. Ora è fondamentale avere la finanza al servizio dei produttori. Guai se tornassimo all'idea che questi mondi non debbano collaborare. Però non il cibo a favore della finanza. Ma bisogna ricostruire un equilibrio. È una questione molto tecnica, no? Bisognerebbe intervenire per fare delle restrizioni. Limitare le vendite allo scoperto. Avere delle regole più forti tra attori commerciali e attori finanziari. Ricostruire delle regole, un campo di gioco riconoscibile. Oggi non siamo dentro. E questo andrebbe fatto a che livello? Gioco. A livello mondiale, che ne so, per esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o per esempio se già si muove l'Europa fa la differenza? Io penso che la partita sia globale, inevitabilmente globale oggi, e quindi la questione è quella di regole nuove dentro lo spazio del commercio internazionale. Sicuramente il tema di funzioni e strumenti anche diversi per il WTO è decisivo. Un po' se la partita è globale, perché vediamo che già a livello europeo ci sono delle lobby pazzesche che intervengono ogni volta che si vogliono porre delle regole. Lei pensa che questa guerra in Ucraina e la crisi alimentare legata alla siccità, diciamo, faccia un po' rinsavire il mondo? Io me lo auguro, perché è un dato di fatto inequivocabile che questa dinamica sta colpendo tutti. Se voi andate a vedere l'impatto del cambiamento climatico sulle produzioni agricole di grandi paesi anche molto forti, gli Stati Uniti d'America come altri, c'è un segno evidente di un cambiamento profondo che sconvolgerà anche i modelli agricoli. Ci siamo dentro anche noi. Assolutamente sì. E di cibo, lei Martina ha scritto nel 2020 per Mondadori un libro dal titolo Cibo Sovrano, dove ha affermato che tra globalizzazione e sovranismo alimentare la strategia vincente si chiama svolta ecologica dello sviluppo. Ci spiega perché questa svolta ecologica potrebbe portare più cibo nel mondo e alleviare la fame e le disuguaglianze? Perché bisogna trovare un nuovo compromesso più avanzato tra agricoltura, alimentazione, ambiente, perché questo è possibile, perché servono politiche pubbliche coerenti per accompagnare questa trasformazione. Gli agricoltori sono i protagonisti di questa svolta, non sono i nemici di questa svolta. Bisogna aiutarli a compiere questa trasformazione. Anche la politica agricola europea, tanto vituperata, con tanti limiti, però è essenziale per poter realmente cambiare le cose.
ci sono anche in Europa straordinarie esperienze che dimostrano che si può fare. Pensate ad esempio all'agricoltura biologica italiana. Fino a qualche anno fa era la Cenerentola dell'agricoltura biologica europea, oggi è in assoluto una delle esperienze più avanzate. Io credo che questa responsabilità tocchi in particolare ancora una volta all'Europa, tanto più in questo scenario globale. Dove ancora una volta anche lei riconosce in Europa una battaglia politica di primissima grandezza. Assolutamente sì. Che si sta svolgendo. Assolutamente sì, ancora una volta l'Europa è chiamata a giocare un ruolo da protagonista in questo senso, e proprio quello che stiamo vivendo fa riemergere la centralità della sicurezza alimentare globale come grande questione che ha a che vedere anche con la pace e con la guerra, con la vita e con la morte. Io credo che questo noi non possiamo dimenticarcelo. Troppo spesso i temi agricoli, i temi alimentari sono stati relegati un po' agli addetti ai lavori, no? Negli anni Ottanta. Come no, certo. Chi si formava dentro questi temi sostanzialmente veniva in qualche modo riconosciuto come figlio del passato. Oggi invece riscopriamo tutta l'urgenza, la centralità di queste questioni. Quindi io mi auguro che anche l'opinione pubblica rifletta di più su quello che sta accadendo attorno a questi temi. Senti, io vorrei, con questo incontro abbiamo avuto questa sera, tornare da dove siamo cominciati, no? Ai temi della guerra. L'accordo sul grano dimostra che, se si vuole, con una forte mediazione internazionale è possibile trovare un accordo fra russi e ucraini. Ne parliamo stasera, che l'incendio è scoppiato ancora più forte, no? In quel paese lì. Però forse dobbiamo dire, perché un po' ce lo stiamo scordando, la guerra in Ucraina finisce tra le notizie di cronaca, no? Che noi non ne possiamo uscire se non fermiamo quell'incendio. E che forse ci aspettiamo dalla comunità, che la comunità internazionale, l'Europa prima di tutto, scenda in campo per trovare intanto un cessate il fuoco, che la guerra in Ucraina è ancora diciamo la causa scatenante, certo, di quello che abbiamo raccontato tutta questa sera. E non c'è lotta alla fame senza pace, bisogna ricordarselo. Non ci sarà mai una reale lotta alla fame senza la pace. I conflitti oggi sono ancora la più importante causa di fame nel mondo, guai a dimenticarcene. Prima della guerra in Ucraina, soprattutto in Occidente, secondo me questo elemento era completamente sfuggito. Bravo, perché succedeva lontano. Troppo lontano. Adesso è vicino a noi, e però ancora non stiamo facendo niente per spegnere questo incendio. Grazie Maurizio Martina per essere stato con